Ho revocato le zone rosse in Sicilia. L'ho fatto con una ordinanza che ha preso atto delle nuove disposizioni decise dal Governo nazionale e pubblicate la scorsa notte. Sono le richieste che noi, Presidente delle Regioni, abbiamo avanzato al Governo nazionale affinché nel cambio di colore si tenga conto non più del numero dei contagiati, ma del numero delle persone ricoverate negli ospedali o in reparti ordinari o in terapia intensiva, perché riteniamo ormai superato il criterio del solo numero dei contagi. Sarebbe stata una forte penalizzazione, soprattutto per la nostra regione, ma è un tema comune dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Avere tolto le zone rosse non significa che abbiamo vinto, naturalmente, lo dico soprattutto agli abitanti di quei 7 comuni e in generale a tutti i siciliani. Dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione, dobbiamo continuare a rispettare le regole, perché il pericolo di fare un passo indietro è reale e tutti dobbiamo tenerne conto. Ecco perché sono contento intanto che nei comuni che erano in zona rossa gli operatori economici possono continuare a lavorare. Sono stati fortemente penalizzati in questa lunga e drammatica vicenda della pandemia e noi questo lusso non potevamo assolutamente permetterlo.